Gli esperimenti che vediamo sono tre. Utilizzando una fenditura singola di una certa apertura, come questa, oppure come la prima, la terza e la quinta di questo vetrino, facendoci passare attraverso la luce monocromatica di un laser, si ottiene la diffrazione di Fraunhofer, che dà questo profilo luminoso con un massimo centrale allargato e tanti massimi laterali. Questo andamento luminoso, detto anche pattern in English, è stato ottenuto con la prima fenditura singola, la numero 1. Con l'altra fenditura singola di diversa ampiezza otteniamo quest'altro pattern e già vediamo che con un'ampiezza di fenditura più stretta l'andamento luminoso, il profilo luminoso si allarga, è più largo. Con l'altra fenditura singola ancora più stretta otteniamo un profilo luminoso ancora più allargato. Dimostreremo questa formula che ci dà la posizione dei minimi luminosi sullo schermo. Attenzione che nell'esperimento di Fraunhofer, quello con la fenditura singola, si vanno a calcolare le posizioni non dei massimi luminosi ma dei minimi luminosi, come indicato in questa immagine. Poi vedremo l'esperimento per l'interferenza di Young da doppia fenditura. Utilizzeremo la doppia fenditura numero 2, numero 4 e numero 6. La doppia fenditura ingrandita appare più o meno in questa maniera qua e il profilo luminoso appare un po' più complicato rispetto a quello della fenditura singola, come vediamo in queste immagini di doppia fenditura. Dimostreremo questa formula, che è praticamente identica a quella di prima di Fraunhofer, con la differenza però che questa formula adesso ci dà i massimi luminosi, mentre quella di prima ci dava i minimi luminosi. Infine vedremo l'esperimento per la diffrazione da reticolo, che è quella a cui accennavamo prima all'inizio, essendo il reticolo composto da un numero enorme di fenditure vicinissime. Anche in questo caso andremo a calcolare la posizione dei massimi luminosi, come abbiamo visto prima, i massimi luminosi X1, X2 e così via. Torniamo all'esperimento di Young con la doppia fenditura e facciamo un'osservazione importante. Distinguiamo tra l'esperimento di Young ideale e quello reale. Nell'esperimento di Young ideale le due fenditure sono infinitamente sottili, quindi non come rappresentato in questo disegno, mentre invece nell'esperimento reale non è possibile realizzare delle fenditure infinitamente sottili, quindi questo disegno rappresenta il caso reale in cui le fenditure hanno un loro spessore. Lo spessore delle fenditure lo chiamiamo D'. Invece la distanza fra i centri delle due fenditure la chiamiamo D. Come si vede dalla figura, D, la distanza tra i centri delle fenditure, è sempre maggiore di D', cioè dell'ampiezza di ciascuna fenditura. D e D' sarebbero uguali soltanto nel caso in cui si annullasse lo spazio che separa le due fenditure. Ora, noi abbiamo visto che ogni volta che si ha una fenditura di una certa larghezza, si verifica il fenomeno della diffrazione di Fraunhofer, che dopo studieremo più in dettaglio. Allora, nell'esperimento di Young reale, oltre al fenomeno dell'interferenza di Young da doppia fenditura, ci sarà sempre sovrapposto anche il fenomeno della diffrazione di Fraunhofer, perché le due fenditure comunque hanno uno spessore D' che non è trascurabile. In pratica non è possibile avere l'esperimento di Young puro, cioè senza la presenza anche della diffrazione di Fraunhofer. L'esperimento di Young puro senza Fraunhofer si avrebbe soltanto nel caso ideale di due fenditure senza spessore, cioè infinitamente sottili. Quindi negli esperimenti procederemo così. Prima studieremo l'esperimento di Young ideale da doppia fenditura, immaginando che le fenditure siano infinitamente strette, separate quindi da una distanza D, ma con uno spessore D' uguale a 0, così da avere soltanto il fenomeno dell'interferenza di Young, senza Fraunhofer. Poi passeremo allo studio della diffrazione di Fraunhofer da fenditura singola, per esempio la fenditura numero 1, e a quel punto ritorneremo all'esperimento di Young reale, quello in cui le due fenditure non sono infinitamente strette, ma oltre ad essere separati i loro centri da una distanza D, le fenditure hanno anche uno spessore D' che non è 0. E quindi nell'esperimento di Young reale vedremo sovrapposti i profili luminosi di Young ideale, con le fenditure infinitamente sottili,
e di Fraunhofer, con le fenditure invece allargate. Infine passeremo all'ultimo esperimento, la diffrazione da reticolo.